Regione Toscana, il Consiglio regionale. Benvenuti ad un nuovo appuntamento con i lavori dedicati al Consiglio regionale della Toscana. Si è conclusa da poco l'ultima assise del Parlamentino della nostra regione. La Camera di Marcello Sani ci inquadra in una delle stanze sempre belle del Palazzo regionale di via Cavour 4 a Firenze, sede consueta sede del Consiglio regionale. Dunque, come sempre, andiamo a vedere la grafica che ci illustrerà gli argomenti che oggi abbiamo preparato per voi. Vediamo la grafica. Il Consiglio regionale celebra con una conferenza stampa 2 anni di attività, analizzando i numeri e le attività di questi primi 2 anni di legislatura. Nell'occasione lancia il piano per il risparmio energetico, annunciando, attraverso le parole del Presidente Mazzeo, la chiusura di una delle sedi del Consiglio per 2 giorni la settimana, al fine di ottenere un risparmio di 100.000 euro l'anno. Sono stati 2 anni complessi anche per noi, 2 anni in cui abbiamo cercato di restare all'altezza degli occhi delle persone, dei loro bisogni. Lo abbiamo cercato di fare tutti insieme come ufficio di Presidenza, farlo indipendentemente dai nostri schieramenti politici di appartenenza, con l'unico obiettivo cercare di rendere questo luogo un luogo aperto in cui i cittadini si sentissero a casa, in cui conoscere quello che era il nostro lavoro, un lavoro importante. Le presenze dimostrano anche il lavoro dei colleghi consiglieri, quasi il 96% di presenze da remoto o in presenza, che danno il segno, come dire, di una grande attenzione al ruolo che ciascuno di noi è chiamato a svolgere. Noi in questi 2 anni abbiamo deciso di investire molto sui giovani, quelli che hanno sofferto di più durante questa fase di pandemia. Penso al bando sulla rigenerazione urbana, hanno partecipato quasi il 70% dei comuni della Toscana, ognuno con un progetto rivolto alle ragazze e ragazzi. I nostri gonfaloni d'argento, che sono il massimo riconoscimento, sono andati proprio soprattutto a giovani impegnati, a giovani che hanno portato in alto il nome della Toscana nel mondo. E oggi noi vogliamo rilanciare la nostra azione tutti insieme. Nel prossimo ufficio di Presidenza, in accordo tra tutti i membri dell'ufficio di Presidenza, darò anche delle deleghe in maniera tale che ognuno possa fare il proprio lavoro meglio, possa aiutarmi, coadiuvarmi ancora di più in questo lavoro che abbiamo di fronte a noi. E vista la situazione complessa che sta vivendo il Paese dal punto di vista energetico, così come hanno fatto anche altre realtà, a partire dal Comune di Firenze, nella prossima seduta dell'Ufficio di Presidenza penseremo anche ad una riorganizzazione che prevederà la chiusura del palazzo al numero 18 il lunedì e il venerdì, in maniera tale da dare anche noi il nostro contributo per la riduzione del costo dell'energia che tocca davvero tante famiglie, su cui noi sentiamo tutta la responsabilità. Chi i dipendenti che non lavoreranno in quei 2 giorni smart working avranno delle postazioni in cui potranno lavorare anche in presenza qui nel Palazzo 2 o nel Palazzo Civico numero 4. Insomma, è un modo per dare anche noi il nostro contributo in questa situazione. In questa veste di vicepresidente del Consiglio regionale devo dire che noi abbiamo fatto un ottimo lavoro di squadra, l'ufficio di Presidenza guidato dal presidente Mazzeo sta lavorando bene, ha fatto degli investimenti importanti per consentire al Consiglio di lavorare in maniera migliore, di relazionarsi con i territori. Dobbiamo crescere, a mio avviso, nella possibilità di incidere con progetti di legge e di iniziativa consiliare, cioè i consiglieri regionali devono essere, a mio avviso, sempre di più consiglieri regionali della Toscana, sempre meno dei loro territori, dentro la relazione con i propri territori devono avere la forza di incidere in proposte di iniziative anche autonome, al cospetto delle funzioni di governo che sono quelle che competono alla Giunta. La nostra funzione di rappresentanza deve crescere con delle autonomie di carattere finanziario e continuare in queste iniziative che vede il Consiglio regionale essere al fianco dei giovani toscani, sempre di più identità toscana, sempre di più partecipazione e sempre più coinvolgimento delle nuove generazioni. Questo è un obiettivo che, a mio avviso, in questi 2 anni abbiamo raggiunto e sempre più dobbiamo lavorare in questa direzione. Sono stati 2 anni difficili e siamo ancora a lottare contro questa pandemia.
e soprattutto oggi c'è il problema del rincaro dei costi energetici. Dobbiamo assumerci responsabilmente il nostro compito di rappresentare gli interessi dei toscani, ora anche nei confronti del nuovo governo di Roma. Credo fortemente nell'autonomia e come tale non posso che rivendicare tutto ciò che possa essere di utilità al mio territorio, al nostro territorio toscano. E credo che il tema dell'autonomia, del regionalismo differenziato debba essere portato avanti con convinzione dal Consiglio, dalla stessa Giunta. Occorre investire in termini di sostegno alle attività produttive che sono veramente in difficoltà. Il Consiglio regionale deve essere sempre più aperto al mondo esterno. Abbiamo fatto tante iniziative, dobbiamo continuare a farne, proprio per cercare di avere un rapporto diretto con le associazioni, con le istituzioni. C'è un grande mondo fuori che vediamo purtroppo in difficoltà e noi dobbiamo essere degli strumenti umili e utili per portare avanti gli interessi dei toscani. Ma intanto bisogna vedere se tre ci saranno, perché mi sembra che la maggioranza Gianni sia fortemente in difficoltà. Comunque la maggioranza politica con cui Gianni è stato eletto e con cui ha cominciato la legislatura è finita. Ormai il rapporto tra il Partito Democratico e Italia Viva, che si è disintegrato in campagna elettorale, è fortemente a rischio. Ciò detto, due anni difficili, chiaramente il tema della sanità, che in un Consiglio regionale è sempre centrale, lo è stato ancora di più nel periodo della pandemia, però il Covid è una buona scusa, ma non è una soluzione per i tanti problemi che ci sono in sanità. Noi pensiamo che la sanità abbia bisogno di riforme strutturali profonde e che non sia sufficiente dire servono più soldi. Serve un'impostazione differente, potenziando i servizi sul territorio, potenziando i servizi domiciliari, anche quelli diagnostici, in maniera tale da decongestionare pronto soccorso e ospedali, facendo lavorare meglio. Serve più trasparenza, più merito nelle scelte che vengono fatte in sanità. Il duplicarsi, il triplicarsi, il quadruplicarsi a volte dei primariati serve a dare risposte ai primari e non ai pazienti, facendo spendere più soldi. Quindi noi pensiamo che la sanità debba essere ripensata, pensiamo che ci voglia un'impostazione differente e che l'attuale assessore non sia la persona più adatta per poter governare un ambito così delicato. In Consiglio regionale entra l'argomento Oliviero Toscani, con la maggioranza che respinge una mozione che chiedeva la revoca di un incarico che il fotografo ha attualmente attivo con Regione Toscana. Si tratta di un incarico per la realizzazione del contest fotografico La Toscana di Toscani, rivolto alle donne. La mozione è stata presentata dal consigliere Petrucci di Fratelli d'Italia, per le affermazioni rilasciate da Toscani offensive nei confronti di Giorgia Meloni e degli elettori dopo il voto del 25 settembre. Chiedeva la rimozione dell'incarico del fotografo. Aspro il dibattito in Consiglio regionale, con il voto contrario dei consiglieri del Partito Democratico e favorevole dei gruppi di opposizione e Italia Viva. Cosa ho provato quando ho capito che Meloni avrebbe vinto? Veramente non sapevo se era Vanna Marchi o la Meloni. Urla, strabuzza gli occhi pitturati di blu, mostra le unghie rosse. Direi che è abbastanza volgare. Gli italiani che l'hanno votata? Quando la maggioranza è cogliona, hai una democrazia cogliona. Gli italiani che hanno votato Giorgia Meloni sono deficienti per me. Queste sono le parole con cui Oliviero Toscani ha commentato le elezioni politiche del 25 settembre. Gravi in assoluto, gravi a maggior ragione nel momento in cui Oliviero Toscani è stato incaricato dalla Regione Toscana di fare una campagna, La Toscana di Toscani, all'interno di Benvenute in Toscana, per attrarre il pubblico femminile nella nostra regione. Evidentemente le due cose stridono, evidentemente questa cosa è gravissima, per cui oggi come Fratelli d'Italia abbiamo presentato una mozione in Consiglio regionale chiedendo intanto di condannare le gravi esternazioni a livello toscani e poi di revocargli l'incarico profumatamente pagato per fare questa campagna pubblicitaria, anche perché ci chiediamo, le donne che Toscani vorrebbe attrarre in Toscana sono tutte, escluso quelle evidentemente che hanno votato Giorgia Meloni, perché se sono, come lui ritiene, deficienti, è evidente che la cosa non sta insieme. Noi abbiamo trovato quell'atto un atto condizionato da un pregiudizio, che è quello, il pregiudizio nei confronti di Oliviero Toscani, che come tutte le persone di questo mondo ovviamente può esprimere le proprie valutazioni. Noi tra l'altro
a fronte dell'atto, abbiamo proposto, proprio per come dire, sgombrare il campo dal rischio che fosse davvero interpretabile come un pregiudizio a priori nei confronti dei toscani, di separare le due parti. Cioè, noi eravamo assolutamente disponibili a esprimere ferma condanna rispetto alle dichiarazioni dei toscani nei confronti della presidente Meloni, ci mancherebbe altro. Sul tema della revoca dell'incarico ci è sembrato ovviamente appunto un atto strumentale. Noi eravamo pienamente disponibili. Questa proposta è stata rifiutata. Sì, indubbiamente una mozione che ho condiviso, soprattutto perché il dottor Toscani non è estraneo a delle esternazioni assolutamente pesanti e inopportune. Questa volta queste sue esternazioni non solo si sono connotate in modo estremamente forte nei confronti della leader di Fratelli d'Italia e quindi connotate di un certo sessismo, ma ricordiamo anche le affermazioni gravi su quanto accaduto sul Ponte Morandi. Ecco, noi riteniamo che questa figura non possa essere collegata alla Regione Toscana, né tantomeno avere incarichi retribuiti. Si parla di 35.000 euro per una campagna che tra l'altro avrebbe dovuto promuovere le figure femminili bentornate in Toscana. Ecco, francamente ci sembra alquanto inopportuno non revocare l'incarico alla luce appunto di dichiarazioni che sono assolutamente pesanti. Ho votato a favore perché ritengo che sia indecoroso quello che è stato detto e quindi la Regione Toscana deve prendere un provvedimento, perché il rispetto nei confronti delle persone, in primis di una donna, deve essere da parte di tutti, anche quando, e soprattutto quando si ha un incarico a livello regionale. Questo è molto grave quanto è successo, c'è un'offesa nei confronti anche dei cittadini, che sono degli elettori e non possono essere appunto denominati così come sono stati appunto considerati in quella definizione, e come tale la mia posizione è stata in coerenza con tutte quelle che abbiamo espresso come Consiglio regionale nel prendere le distanze da queste dichiarazioni. È un metodo che deve essere lontano dalla cultura dei principi della Regione Toscana. Abbiamo votato a favore di questa mozione perché riteniamo che non ci sia niente di più inaccettabile quando si intende fare la morale o dare l'esempio dei due pesi e delle due misure. Giustamente il Partito Democratico si indigna quando vengono offese degli esponenti del suo partito o di altri partiti a loro vicini se vengono insultati. Non si capisce perché questo debba essere accettato quando essere insultate o vilipese sono le esponenti, donne, ma io metto anche uomini, di altri partiti politici, specialmente se sono rivolti diciamo, dall'altra parte dell'arco parlamentare, ma chiunque essi siano. Noi riteniamo invece che la difesa dell'immagine, della dignità delle persone, donne e uomini, lo ribadisco, debba essere assolutamente trasversale e che la Regione debba dare il buon esempio e non utilizzare come testimonial o comunque sia dare degli incarichi a delle persone che legittimamente come personaggi pubblici esprimono la loro opinione, che però non può essere condivisa e non ci deve essere accostamento come la Regione Toscana. Pensiamo soltanto che il messaggio, il progetto per cui Liviero Toscani è stato incaricato sarebbe quello di dare il benvenuto alle donne che visitano la Toscana. E il benvenuto viene dato da una persona che però non ha alcun problema invece a insultare un esponente politico. E dico questo con una visione completamente diversa da quella che ha l'onorevole Meloni. Oliviero Toscani non ci meraviglia più ormai, dopo le sue frasi sul ponte di Genova, dove sono state allucinanti, orribili, orripilanti nei confronti di quella tragedia e delle vittime, dopo aver essere stato denunciato da un ragazzo e quindi condannato dal tribunale di un ragazzo della Calabrese che voleva semplicemente fare una foto con lui e che gli è stato detto no, non faccio una foto con te perché hai la faccia da mafioso. Oggi, cioè oggi, un po' di tempo fa, su un'intervista di Un Giorno a Pecora, continua a offendere i politici italiani, gli elettori italiani,
ma soprattutto ad essere un sessista, un maschilista, ad usare toni, modi e parole nei confronti di una donna, di Giorgia Meloni, che è un leader, che veramente sono orripilanti. L'ha usata nei confronti di Silvio Berlusconi nel tempo e le ha ribadite, l'ha usata nei confronti di Giorgia Meloni, l'ha usata nei confronti di Enrico Letta, l'ha usata nei confronti degli elettori che scelgono di andare a votare in un momento in cui l'affluenza è sempre in calo e noi facciamo uno sforzo dicendo agli elettori andate a votare. Ecco, troviamo un naif che si permette di offendere tutte e tutti andando in televisione. Regione Toscana, il Consiglio regionale.